Benvenuti in un nuovo video. Che cos'era il diritto di bacio nell'antica Roma? Le matrone vi si sottoponevano ogni giorno, ma il motivo non aveva nulla a che fare con l'affetto. Lo ius osculi, cioè il diritto di bacio, era un'usanza introdotta dal diritto romano secondo cui una donna baciava ogni giorno sulla bocca il marito, il padre e il fratello. Il gesto, solo apparentemente affettuoso, consentiva ai maschi di famiglia di saggiarne l'alito per controllare che non avesse bevuto vino, violando un'antica legge che equiparava il bere alcolici per una donna all'infamia e all'adulterio, ed era perciò punibile con la morte. La matrona sorpresa a bere vino poteva essere ripudiata o uccisa dal marito, col consenso dei più stretti congiunti. Il divieto valeva per le donne oneste e non per le malfamate attrici, ballerine, cameriere di taverna. Il motivo? Le proprietà anticoncezionali e abortive attribuite al vino puro e soprattutto il nesso tra ubriachezza e sessualità. Qualunque donna sia smodatamente avida di vino, chiude la porta alle virtù e le apre ai vizi, scriveva lo storico Valerio Massimo del I secolo a.C. Le matrone romane è il primo sit-in della storia. Nel 195 a.C. si riversarono per le strade, bloccarono le vie e paralizzarono Roma. Chiedevano l'abrogazione di una legge che penalizzava le più ricche. Il femminismo è figlio dell'età moderna, eppure già nell'antica Roma le donne scesero in piazza per rivendicare i loro diritti, o meglio, per chiedere di abrogare la legge che li limitava, la Lex Oppia. La legge era stata proposta dal tribuno della plebe Gaio Oppio nel 215 a.C., un anno dopo la vittoria a Cannae del generale cartaginese Annibale. La Repubblica era in una profonda crisi politica e finanziaria e la legge si proponeva di colpire il lusso femminile. Stabilì infatti che le donne non potessero possedere più di mezza oncia d'oro, poco più di un grammo, né indossare abiti dai colori vivaci né muoversi in carrozza, se non per partecipare a cerimonie religiose. A 20 anni di distanza, 7 anni dopo la sconfitta definitiva di Annibale a Zama, che ragione c'era di tenere la legge in vigore? Così due tribuni della plebe, Marco Fundanio e Lucio Valerio, le proposero l'abrogazione. In Senato si aprì uno scontro tra chi era favorevole ad abrogare la legge e chi voleva conservarla. Nel frattempo le donne si fecero sentire riversandosi nelle strade, chiedendo che la proposta fosse discussa nel foro davanti a loro. Non solo, bloccarono le vie avvicinando gli uomini ed esortando consoli e funzionari a sostenere la loro battaglia. Il giorno dopo, un numero ancora maggiore di donne andò in casa dei due tribuni contrari all'abrogazione, facendo un sit-in dimostrativo. Allora le donne erano sottomesse ai mariti, non lavorando e non facendo politica, il solo modo che avevano per distinguersi erano gli ornamenti. Anche per questo la Lex Oppia risultò particolarmente invisa. La notizia in Senato fu accolta con sgomento. Le donne che protestavano vennero definite incontrollabili e creature selvagge. Catone il Vecchio, detto anche il censore per le sue idee conservatrici, definì l'evento un'insurrezione di matrone in preda al panico e avvertì il Senato di un possibile rischio. Le donne avrebbero potuto rimettere in discussione le leggi fatte dagli antenati, che le avevano rese sottomesse ai loro mariti. Insomma, cedere poteva rappresentare un pericoloso precedente. Non fu ascoltato e la legge venne abrogata. Correva l'anno 195 a.C. Il video finisce qui, se vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su e se volete potete iscrivervi non dimenticando di attivare la campanellina per non perdere nessun video. Un bacio e al prossimo video!